Ciao a tutti! In questo video vi volevo parlare della differenza che c'è fra i vari marcatori. Visto che in tante mi chiedete quando utilizzare un marcatore e che tipo di marcatore, ho deciso di fare questo video con un piccolo esempio su praticamente tutti i marcatori più comuni. Dunque, c'è da dire una cosa, che c'è una grande divisione fra i marcatori, quelli chiusi e quelli aperti. Quelli chiusi, come questi che stanno sul ferro, appunto servono da infilare nel ferro per delimitare certe parti del lavoro e ricordarci che a quel punto magari dobbiamo fare un'altra lavorazione, un aumento, una diminuzione, insomma, per ricordarci che arrivati a lavorare in quel punto bisogna fare un qualcosa di particolare. Solitamente ci sono dei marcatori con il pendaglio, adesso delle perline, possono essere dei gioiellini. Questi vengono più che altro utilizzati come segnagiro quando si utilizzano i ferri circolari, perché lavorando in circolare non sappiamo se no quando finisce un giro e ne inizia un altro. Perché devo dire la verità che questi così, diciamo, con il pendaglio sono poco pratici se si hanno in mezzo al lavoro. Adesso vi faccio vedere i vari tipi appunto di marcatori chiusi. I primi che vi faccio vedere sono i più semplici e più comuni, che sono i classici marcatori ad anello chiusi, rigidi, quindi sono fatti di plastica rigida. Questi appunto, come per tutti gli altri, servono ad avvertirci che a un certo momento dobbiamo fare una tale lavorazione. Ci sono in diversi colori e anche in diverse grandezze, proprio perché devono entrare nel nostro ferro, quindi per i ferri piccoli, per i ferri medi e per i ferri grandi. Pro di questi marcatori, che appunto si trovano facilmente, sono solitamente abbastanza economici e funzionano abbastanza bene. Di contro invece, secondo me, è che appunto sono rigidi e quindi nelle lavorazioni, soprattutto quelle dove abbiamo più marcatori, tipo una lavorazione lace, tenere in mano il ferro con questi marcatori rigidi ogni tanto può dar fastidio. E quindi io preferisco un altro tipo di marcatore, però diciamo che vanno benissimo, ecco, in tutti gli altri casi dove uno sul ferro ha due o tre marcatori non c'è assolutissimamente problema. Altro tipo di marcatori sono sempre ad anello chiusi, ma questa volta sono morbidi e quindi appunto avendone tanti sul ferro, come dicevo prima, non danno fastidio perché non si sentono. Servono appunto sempre alla stessa cosa come quelli rigidi. Questi nella fattispecie sono della Clover, lo dico perché è l'unica marca che ho visto che fa questi marcatori morbidi. E devo dire che mi trovo molto bene, quindi ci sono i pro. Forse l'unico contro è che magari sono un po' più difficili da trovare in giro, oppure il prezzo è leggermente più alto, però insomma lì dipende dalle occasioni e dai negozi. Un altro tipo di marcatori, che è una via di mezzo fra i primi e i secondi, sono questi. Anche questi sono della Clover, ve lo dico appunto perché non ho visto altre marche che fabbricano questo tipo di marcatore triangolare, e devo dire che questi appunto è una via di mezzo, perché pur essendo rigidi non si sentono sul ferro, forse perché appunto essendo triangolari non si sentono durante la lavorazione. Addirittura ci sono in quattro grandezze, da proprio quelli piccolissimi a quelli molto grossi, e devo dire che il pro è appunto che mi trovo molto bene anche con questi, non danno fastidio. Forse il contro, anche qui un po' la difficoltà di reperirli, oppure il prezzo, però diciamo che non è una cosa così costosa, ecco, non sono cose molto costose, sicuramente costano un pochino in più che quelli classici rigidi. Come ultima categoria di marcatori chiusi ci sono quelli con il, diciamo così, gioiello. Sono molto molto bellini, molto carini, veramente un bijou, mi piacciono da morire. Questi li ha fatti una mia amica, poi nel caso sotto vi lascerò comunque tutte le informazioni dei vari marcatori.
Devo dire che veramente sono belli. L'unica cosa, appunto, come contro è che se si devono mettere molti marcatori nella lavorazione, è meglio non mettere questi con tutti i gioiellini, i pendaglietti, ma è meglio mettere quelli più semplici possibili che non diano fastidio durante la lavorazione. Questi sono veramente molto carini quando appunto c'è uno o due marcatori, oppure per segnare l'inizio del ferro quando si lavora con i ferri circolari. Adesso passiamo alla categoria dei marcatori che si possono ad aprire o comunque rimangono aperti. In questa categoria ce n'è molti di più, c'è molta più varietà. A cosa servono? Servono a molte cose, dipende dalla lavorazione che uno sta facendo. Principalmente, diciamo così, servono a marcare una tal riga, un tal punto, per segnalare un qualcosa nella lavorazione, ma non sul ferro, proprio perché essendo più grossi sono scomodi da tenere sul ferro. Chiaramente in assenza di questi chiusi si possono benissimo utilizzare questi altri, per l'amor di Dio non è che non si riesce a lavorare, però sono stati pensati per segnalarci un qualcosa nella lavorazione. Ad esempio, come questo che è il più particolare, è un marcatore dove ci si possono infilare dei foglietti per segnare un tal punto, una tal riga, un tal motivo sul nostro lavoro. Ad esempio, io mi sono scritta che questo bordo è di 10 ferri. Se io questo bordo lo dovessi ripetere ogni tot, mi devo ricordare che sono 10 ferri, quindi non li devo star lì a contare tutte le volte, ma qui già me lo posso scrivere io e rimane attaccato ed è comodo, diciamo, soprattutto quando ci sono dei motivi da ripetere. A parte questo, che è l'unico, diciamo, che ha una funzione supplementare, ci sono i classici. Possono servire, ad esempio, quando, non so se riuscite a vederlo bene qui, ad esempio ci sfugge una maglia, ci cade una maglia, ecco, la prima cosa da fare è recuperare la maglia caduta e fermarla, perché sennò proseguirebbe e finirebbe in fondo al lavoro. Con questi marcatori a lucchetto, che possono essere questi con la spilla da baglia, piuttosto che anche qui, vedete, l'ho messo dove c'è una maglia caduta, o questi a spirale. O questi qua che sono sempre a lucchetto, ma sono leggermente più fini, più piccoli, danno, diciamo così, meno fastidio, e soprattutto questi hanno anche un'altra particolarità che poi vi spiegherò. Comunque si possono subito fermare le maglie che ci sono cadute per poi andarle a riprendere in un secondo momento, oppure possono segnalare, ad esempio, dove in un determinato punto del nostro lavoro abbiamo fatto, non so, degli aumenti, delle diminuzioni, insomma ci segnalano qualcosa sul nostro lavoro, o magari abbiamo fatto un errore e ci siamo accorti solo dopo 10 righe, 20 righe, perfetto, ce ne accorgiamo, mettiamo subito un marcatore del genere in maniera che sappiamo che dobbiamo andare a riprendere questo errore per sistemarlo. Adesso vi faccio vedere nello specifico questi marcatori. I marcatori a lucchetto forse sono fra i più comuni di questa categoria. Questi sono della Nitro, questi sono della Clover, perché così grandi li ho trovati solo dalla Clover. Solitamente sono appunto in vari colori, sempre per lo stesso motivo che dicevamo per i marcatori chiusi. Sono molto sicuri perché chiaramente uno infila la maglia, chiude e può star tranquillo anche quando uno deve provare il maglione, piuttosto che non sfugge più, non si apre più, dovete proprio andarlo ad aprire. Sono in plastica, sono abbastanza leggeri, non tirano le maglie perché sono comunque arrotondati, quindi non è che potete prenderci dentro nei fili, e io mi trovo abbastanza bene. Come pro, appunto, sono questi. Di contro direi che forse
Se si fanno dei lavori dove vanno lasciati attaccati e ne vanno lasciati molti attaccati, forse questi sono un po' grossi, a parte vabbè questo che è per filati molto grossi, ma anche i più piccoli sono un po' ingombranti e quindi se ne dovete mettere molti forse è meglio prendere un altro tipo di marcatore. Questi sono i marcatori a pecorella, perché ve lo faccio vedere da vicino, si mette a fuoco, si vede? Oh signor, vediamo un po', comunque è una pecorella, ha l'occhietto e poi vedete è fatto così con il pelo. Non so se riesco a mettere bene a fuoco, comunque forse così si vede, eccolo. I marcatori a pecorella, allora questi marcatori mi piacciono moltissimo, anche di questi marcatori ci sono varie misure, io in questo momento ho questi, ma ci sono piccoli, medi e grandi e hanno le stesse particolarità dell'altro marcatore a lucchetto, ma come vi dicevo sono molto leggeri, molto fini e quindi sono molto pratici, perché quando dobbiamo mettere più marcatori sul lavoro non danno fastidio, anche se uno lo deve provare tutto, non è che ha tutto attaccato la chincaglieria, ma ecco, questi sono veramente leggerissimi, a parte che sono troppo carini a pecorella, però sono veramente leggerissimi. Questi marcatori hanno anche un'altra particolarità, che se tenuti aperti, visto che appunto qui è fatto a ondine, diciamo così, se si dovessero aprire o comunque se si deve mettere proprio in velocità il marcatore e non si dovesse chiudere, ha la particolarità che appunto queste ondine evitano che sfugga dalla maglia. Quindi i pro sono questi, sono della Clover, io altri, ripeto, non ne ho visti, poi me lo direte voi se ne esistono degli altri, ecco, se conoscete altri marcatori o sapete che ci sono anche di altre marche scrivetemelo qui sotto, perché io conosco questi, ma mi farebbe piacere conoscere altri marcatori. Questi, come dicevo, sono della Clover, mi piacciono molto, sono molto leggeri e appunto il contro, anche lì non è un contro, è che io li conosco solo della Clover, quindi magari per trovarli non si trovano in tutte le mercerie, ma chi rivende Clover, però non è un problema. Altri marcatori sono questi a spilla da baglia. Questi sono marcatori particolari perché possono servire sia, come ho detto prima, per tutti gli altri marcatori a lucchetto, perché è un lucchetto anche questo alla fine, che come marcatore chiuso, diciamo, quindi da infilare dentro il ferro, ma in alcune lavorazioni, tipo nei ferri accorciati, quando si arriva al punto del marcatore, magari bisogna toglierlo e spostarlo di 5 maglie. Ecco, con questo si può fare, perché per toglierlo si sfila e per spostarlo si apre, si riaggancia 5 maglie per esempio dopo, sempre sul ferro, e si richiude. Quindi questi marcatori hanno la particolarità di poter essere usati sia nel lavoro per marcare un tal punto, sia sul ferro, perché appunto dove è tondeggiante, diciamo così, entra nel ferro e non danno assolutamente fastidio, perché sono anche questi molto leggeri, quindi anche quando dovete mettere più e più marcatori questi non vi danno noia. Ci sono in vari colori, io conosco solo questo formato, solitamente li prendo della IAIA, però non so se ci sono altre marche. Anche qui il contro forse è quello, che a quanto mi risulta solo IAIA fa questo tipo di marcatore, quindi per la reperibilità dovete andare in un negozio che rivende IAIA. Sottocategoria dei marcatori aperti, diciamo così, sono questi che in effetti rimangono aperti, non sono a lucchetto. Beh, questi hanno una loro funzione, nel senso che sono un po' universali, poiché si possono utilizzare sia come tutti
i marcatori a lucchetto sia come marcatore ad anello chiuso. Io vi devo dire la verità, dentro il kit di emergenza, diciamo così, che ho per la maglia e l'uncinetto, io ne ho sempre qualcuno, perché in effetti se mi serve un marcatore che vada bene sia sul ferro che per segnare un determinato punto del lavoro, questo va benissimo. Però non è molto molto comodo da utilizzare come marcatore chiuso, anzi anche questo becchetto, diciamo così, che dà un po' fastidio. Comunque, come marcatori invece per segnare un punto sul lavoro sicuramente sono validi. Questi è più semplice trovarli, sono della Knit Pro, non so se li fa altre, non so se li fanno altre case, e diciamo che sono molto comodi e veloci, uno li mette, li toglie, e servono per appunto prendere al volo magari una maglia che vi è scappata, vi è scivolata e si sta disfando, piuttosto che segnare un tal punto nella lavorazione magari per un errore, ecco, ma è una cosa, diciamo così, più in velocità. Gli ultimi marcatori di questo video che conosco, quindi vi rinnovo un'altra volta il mio desiderio di avere dei commenti da parte vostra, che mi possono suggerire degli altri marcatori o di altre marche. Comunque, gli ultimi che conosco sono questi sono ma forse i più vecchi marcatori che io ho mai avuto. Ero bambina e c'erano questi marcatori. Sono molto molto comuni, si trovano un po' dappertutto, vanno bene solo ed esclusivamente per segnare le maglie sul lavoro. Questi messi sui ferri no, sono tragici, non si riesce proprio a lavorare, però non mi trovo molto bene, ecco, finché non avevo conosciuto gli altri marcatori, appunto, c'erano solo questi quando ero bambina, va bene, ok, piuttosto che niente, me piuttosto, in italiano, piuttosto che niente è meglio piuttosto. Però devo dire la verità che non mi sono mai trovata bene, sarà perché sono molto grossi, cioè rispetto a questi, li vedete, sono molto lunghi, danno molto più fastidio. Questa chiusura sì, è molto facile da far entrare, ma con la stessa facilità esce, e quindi vi vanno in giro. E poi anche la plastica è una plastica proprio leggerina leggerina, che insomma, che dire, non mi piacciono, diciamo così. Poi, per l'amor di Dio, i gusti sono gusti, ognuno abituato in una maniera diversa, quindi non voglio, ecco, criticarli del tutto, perché magari a qualcuno possono essere comodi, a me sinceramente no. Questo è quanto. Io vi saluto. Se volete seguire i miei video, iscrivetevi al canale, schiacciate anche la campanella se volete essere avvisati quando pubblico nuovi video, e alla prossima. Ciao!